Allora, motore video partito, motore audio. Ok, allora, ok, siamo arrivati a 9:20. Allora siamo arrivati, vado a fare la pipì. Io ho detto, guarda, fare la pipì. Io ho detto, stiamo aspettando voi, puoi andarti a sedere, grazie. Ci fa, va bene, vado, mi sono girato, che porco Dio. Che cazzo. Ma facciamo come se fosse una prova. E tu lo ripeti. Ok. Vai. Lo facciamo come se fosse una prova. Lo facciamo come se fosse una prova. A volte è giusto vedere il cazzo. Bellissimo. Tutta questa scena l'ho girata senza microfono, quindi non si sentirà un cazzo di niente. Perfetto. Vai. Tanto l'ho aspettato. Let's go. Occhio agli stipiti delle porte. Luci. Buonasera Milano, ben arrivati. Come gesto di distinzione tra i generi, non so più leggere, quindi ricomincio. Buonasera Milano, ben arrivati. Come gesto di distinzione tra i generi, la produzione di questo spettacolo aveva deciso di omaggiare ogni donna all'ingresso con un piccolo dono, con un piccolo cadeau. Purtroppo una serie di disguidi tecnici l'ha reso impossibile, abbiamo risolto altrimenti, e ogni donna verrà omaggiata in uscita con alcune gocce di sborra. Se alcune donne fossero preoccupate perché non hanno firmato il consenso, smettete di preoccuparvi, neanche i bambini a cui abbiamo estratto la sborra avevano dato il consenso. Questa sera solo per voi verrà rappresentato lo spettacolo di Eleazaro L'ora di religione. Alcune persone hanno reso possibile questo evento e quindi vorremmo ringraziare la produzione, for love's sake, il Ministero per i beni artistici e culturali e soprattutto grazie al nostro Führer Adolf Hitler. Ora faremo una cosa mai provata prima, un conto alla rovescia per accogliere lo straordinario, il fulgido, l'affabulante artista sul palco. Partiamo da 20 e andiamo indietro, tutti insieme. 20, 19, 18, sono troppi numeri. Partiamo da 12. 12, 11, 10, 9. Buonasera Milano! Fate casino! Buonasera. Questo è un signore che mi segue da 4 settimane, non ho idea. Dunque, l'ultima volta che ho fatto questo spettacolo a Milano, a novembre, dopo lo spettacolo sono in piazza Duomo e prendo la metropolitana e ci sono, sento dei passi dietro di me, veloci, e una voce che fa Mister. Ora, non so voi, ma io non voglio continuare nessuna conversazione che cominci con Mister. Per nessuno. Mi giro. Ci sono due ragazzi, nazionalità indistinguibile, sono bianchi, caucasici, balcanici forse, non lo so. E uno dei due fa Are you a comedian from Italy? E a me esplode il cervello immediatamente perché penso a volte qualcuno mi ha riconosciuto ma non era mai successo che fosse uno straniero. E penso, quindi cos'è accaduto? Hanno visto i miei video all'estero, qualcuno li ha sottotitolati, è una cosa bellissima. E gli faccio, yes, I'm a comedian from Italy. Allora si danno di gomito e sempre lo stesso fa The Piece, il pezzo, una traduzione molto letterale, the piece about, e fa questo gesto qui, about uterus, perché forse qualcuno di voi si è arrivato al mio vecchio pezzo in cui faccio l'utero e parlo di mestruazione, faccio, yes, I'm the piece about uterus, where do you come from? E loro si guardano smarriti per un attimo, e sempre lo stesso fa, we come from Apulia.
dalla Puglia, ragazzi. E per quale cazzo di ragione mi state parlando in inglese? E non me l'hanno saputo spiegare, non me l'hanno... E questo è il mio pubblico, siete voi. Eccoci qua, eccoci qua. Il resto dello spettacolo lo facciamo in inglese. Speaking of Apulia, quest'estate, prima di cominciare il tour, ho fatto una settimana di vacanza in Puglia, perché quando sei un comico ricco e potente come me, a volte... A volte ti succede che ti telefoni il proprietario di un villaggio turistico di Ostuni, il proprietario camorrista di un villaggio turistico di Ostuni, e ti dica: vuoi venire a fare una settimana di vacanze gratis da noi? In cambio ci fai uno spettacolo durante la settimana. Rubare una settimana di vacanza? Andiamo immediatamente. Certo che sì, certo che sì. E tu sai benissimo dentro il tuo cuore che quello spettacolo andrà male, perché nessuno in quel villaggio vuole vedere il tuo spettacolino di stand-up comedy, ok? È un villaggio di sessantenni scambisti, ok? Ci sono un sacco di tette e orecchie di cocker e ste palle che escono dai costumi, ste palle lunghe, molto elastiche, che vengono usate come cuffie per i bambini in piscina, no? Per darvi un'idea della situazione nel villaggio quella settimana. Nel villaggio quella settimana c'erano due persone famose, ed eravamo, uno ero io e l'altro era Walter Nudo. E non avrete difficoltà a immaginare che il mio pubblico e quello di Walter Nudo non si sovrappongono mai. È una cosa che non succede. Se ti piace Walter Nudo, non hai idea di quello che faccio io, e va benissimo così. Se ti piaccio io, molto probabilmente vorresti che le vacanze di Walter Nudo fossero questa cosa qui. Walter Nudo, splendido cinquantenne, perché è uno splendido cinquantenne, atletico, bellissimo, capelli folti, scende a fare il bagno al mare e si tuffa di testa su uno scoglio particolarmente affilato che lo decapita. Arrivano di corsa i suoi due figli, due splendidi ventenni, bellissimi, arrivano di corsa i suoi due figli e scopano il cadavere del padre dal buco della trachea e contraggono l'AIDS. Non perché Walter Nudo abbia l'AIDS. Walter Nudo non ha l'AIDS, ok? Sto già pagando un divorzio, non posso anche pagare una causa con Walter Noodles. Walter Nudo non ha l'AIDS. L'AIDS era già sullo scoglio, perché... perché un granchio con l'AIDS ci aveva sborrato sopra poco prima. Sono cose che succedono di continuo in Puglia. E come sapete, tutto quello che succede in Puglia rimane in Puglia. Tutto quello che succede in Puglia rimane in Puglia, tranne l'AIDS, quella ve la portate a casa. Arrivo a metà della settimana, mercoledì, devo fare lo spettacolo e so che lo spettacolo andrà male. Quello che non avevo previsto era che sarebbe andato particolarmente male. Era il mio vecchio spettacolo e durava 1 ora e 10 minuti. È durato 43 minuti contati, perché non hanno riso mai, non hanno riso mai, mai. E non si sono limitati a non ridere, mi hanno odiato per tutto il tempo. Io potevo distintamente vedere i loro piccoli occhi di scambisti cattivi che ripetevano come un mantra nella loro testa: tu non sei Walter Nudo. E non so come trasmettere cosa significa parlare a una platea di persone che ti odia. È stata un'esperienza a un certo punto extracorporea, quasi mistica. Ho sentito la mia anima che abbandonava le mie spoglie mortali e si sollevava sulla scena, guardava la scena dall'alto come quando fai un incidente in motorino, poi scendeva tra il pubblico, si metteva a sedere e non ha riso mai. Finisce lo spettacolo. Come dovrebbe finire uno spettacolo di stand-up comedy? Dovrebbe finire con battuta, risata, applauso, che non c'è stato, come non c'era stato niente fino a quel momento. Quindi lo spettacolo è finito così, con me che dicevo: e questo era il mio spettacolo, buonanotte. E me ne sono andato nel silenzio e nell'umiliazione. Me ne torno in camera con la mia ragazza che mi prende per il culo per le 3 ore successive. È andata male. Sì, ero lì, ho visto molto bene, è andata piuttosto male. E pensavo di averla presa in maniera sportiva. Pensavo che tutto sommato l'avevo presa bene. Evidentemente non l'avevo presa così bene, perché il giorno dopo sto facendo colazione al bar e si avvicina un signore di Roma e voleva fare 2 chiacchiere, mi voleva fare alcune domande sulle Iene, sul mio lavoro. Ci mettiamo a sedere, facciamo una piccola chiacchierata. Quando se ne va, si alza in piedi, poi si inclina sopra di me in maniera molto paterna, mi mette una mano sulla spalla e mi dice: te preoccupa? Questi incapiscono un cazzo.
E si gira e se ne va. E io mi giro verso la mia ragazza e mi metto a piangere, perché questo sono io, questo era un prologo e questa è l'ora di religione. Ben arrivati, Milano. Qualche giorno fa stavo parlando con la mia nuova fidanzata, Maria, forse qualcuno di voi la conosce, Maria Belen Rodriguez, e... non è la mia nuova fidanzata. Scopiamo e basta, però non è la mia nuova... non è la mia nuova fidanzata. Non scopiamo e non le stavo veramente parlando, perché nessun uomo parla veramente con Belen Rodriguez, nessun uomo mai. E mi chiedo come sia per lei essere perfettamente consapevole che più o meno da quando ha 14 anni in avanti, qualsiasi conversazione che abbia mai avuto con un uomo, dentro la testa di quell'uomo c'era una conversazione molto diversa che andava avanti e che faceva grosso modo così. Guarda, io farei serenamente violentare mia madre da 19 nani strabici solo per appoggiare la punta del cazzo sul tuo buco del culo, solo per... No, non per scoparla, perché non siamo così ambiziosi, solo per suonare il banjo con la punta del cazzo sulle rughette del suo buco del culo, solo per questo. Voi non avete idea dell'effetto che Belen Rodriguez ha sugli uomini? È incredibile. Ho visto con questi occhi un cameraman in studio cagarsi e pisciarsi addosso, perché Belen gli era passata alle spalle e lui non se ne è accorto, ha perso ogni liquido corporeo in 4 secondi. Durante l'ultima stagione abbiamo avuto diversi cantanti che sono venuti a cantare i loro pezzi alle Iene in playback e uno di questi è Coez, uno dei miei preferiti, conoscete Coez, no? Coez, un figo della Madonna, Coez. Alto 8 centimetri Coez, però un figo vero, molto sulle sue, molto molto artista tormentato. Molto serio, corrucciato. Oh, non avete idea di quanto velocemente è cambiato appena Belen si è avvicinata per stringergli la mano. È diventato Topo Gigio in un lampo. Faceva così con la gambina. Una cosa imbarazzante da vedere. Io ovviamente non parlo con Belen. Io biascico, bocca molto impastata. Divento immediatamente il signor Eleazaro Asperger. Comincio a toccare gli oggetti 3 volte per mantenere il contatto con la realtà. Poi uno scambio tipico con Belen è questo. Ciao Belen. Ciao Eleassaro. Eleassaro. Il cazzo in adamantio. Mi spuntano 2 braccine sul cazzo. Ah! Ogni volta che parlo con Belen Rodriguez, io torno nel mio camerino, telefono a mio padre e lo perdono, non importa papà, grazie per avermi messo al mondo, non importa. Questo mentre mi sto selvaggiamente masturbando, ovviamente. Ora, faccio questa ammissione a cuore aperto, io onestamente ammetto che io non scoprirei mai con Belen Rodriguez, mai. Perché, sì no, perché sono troppo insicuro, non ce la farei, come fai? Non che si sia mai presentata l'occasione, questo va detto, non... Io non credo che avrei accesso a nessuna delle fighe di Belen Rodriguez, perché forse voi non lo sapete, ma Belen ha 5 fighe diverse, cinque fighe. Ogni figa contenuta in un astuccio di ebano intarsiato di avorio e sorretta da uno schiavo nubiano che la segue per tutto il tempo emettendo una nota che è questa. Oh, ogni schiavo con una tonalità diversa. È molto bello da vedere e da sentire, ve lo faccio provare. Dividiamo il pubblico in due parti. Ora, questa parte del pubblico, al mio 3-2-1, farà una nota un po' alta, ok? Questa nota qui. Oh, al mio 3-2-1, al mio 3-2-1. 3-2-1. Perfetto. Questa parte del pubblico, una nota molto più bassa, più cupa, ok? Al mio 3-2-1. 3, 2, 1. Senza che gliela facessi, eh? Attenzione. Al mio 3, 2, 1, tutti insieme, ok? Ok. 3, 2, 1. Il suono delle fighe di Belen, eccoci qua.
Non avrei accesso a nessuna di quelle fighe, neanche alla quinta, che è quella che ha usato di più, e infatti è trasportata da uno schiavo molto più basso che la segue in maniera goffa così. Ed è Max Angioni, è Max Angioni con una blackface, eccolo qua, il vostro Beniamino, eccolo qua. Non avrei accesso neanche alla quinta figa di Belen, che è quella che usa per cagare, fra l'altro, perché lei è fatta così. È una persona speciale, mi è piaciuto molto lavorarci insieme, è molto dolce, non se la tira mai, è super disponibile, è puntuale, è una lavoratrice, è molto bello lavorare con lei. E mi adora per qualche ragione, mi adora. L'ha scritto su Instagram, quindi è vero, è un fatto vero. Ha fatto una storia e ha scritto: adoro la tua splendida irriverenza. È su internet, ho fatto uno screenshot. È per sempre, ok? Rivoluzione francese, dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, non lo so, le foibe e le Lazzaro, splendido irriverente, secondo Pelé Rodriguez. E la verità è che non sono una persona irriverente, non credo di essere una persona irriverente. Non credo di essere. Non so perché faccio questo personaggio alle Iene, che sempre truce, mi cazzato, dice le parolacce, ce l'ha con tutti. Non so perché. So benissimo perché lo faccio, perché mi danno 1500 euro a puntata. Farei qualsiasi cosa. Se mi dicono vai in video, urla, viva il Duce, bevi una scodella di diarrea, lo faccio per 1400 euro. Certo che sì. E vi racconto com'è andata questa cosa dei soldi, perché non ci sono minimamente abituato. Non è vero, mi sono abituato subito, è molto facile, ti danno dei soldi, li prendi, è tutto, è molto facile, è la portata di chiunque. Gennaio 2022, mi telefona Davide Parenti, che ovviamente io non ho idea di chi sia in quel momento, scoprirò essere una persona piuttosto importante, quello che ha inventato e creato le Iene. Io non so niente della televisione, mi telefona un numero che non ho in rubrica, rispondo, mi dice: ciao, sono Davide Parenti, e io dico: ciao, sono il Mau Galbusera, vediamo dove ci porterà questa conversazione. E mi dice: ho visto delle cose tue, mi sono piaciute, mandami dei pezzi, vediamo se riusciamo a lavorare insieme. Benissimo, gli mando dei pezzi, gli piacciono, mi richiami, dice: ok, lavoriamo insieme, proviamo a lavorare insieme. Ti chiamerà Veronica delle risorse artistiche, parlate del contratto. Quindi io mi trovo a dover fare una trattativa con una rete televisiva immensa, una delle più importanti in Italia. Non l'avevo mai fatto prima, non avevo un agente, non avevo un'agenzia, non ce l'ho tuttora. E mi telefona Veronica e mi dice: quanti soldi vuoi per fare questa cosa qui? E io dico: parliamone un attimo, Veronica, e vediamo se troviamo un punto d'incontro. Vediamo se troviamo un punto d'incontro, come se fosse esistita una realtà in cui potevamo non trovare un punto d'incontro. Non stavo pagando il mutuo da 16 mesi in quel momento. Quanti soldi vuoi? E io avevo una cifra in testa, e quella cifra era 300 euro, che sono un sacco di soldi, milanesi, figli di puttana, da dove? Dalle paludi da cui vengo io, sono un sacco di soldi! Ci compri una moglie con 300 euro! E ho detto: stai zitto, per pietà, stai zitto, non farti scoprire per quel provinciale del cazzo che sei. Questi non hanno idea del valore del denaro, metti che te ne offrano 350, vai a capire. E Veronica, molto onestamente, pane al pane, vino al vino, da quanto parte la trattativa? E lei mi ha detto: guarda, la trattativa parte da 1500 euro. E io ho vomitato immediatamente. Tra l'altro, questo vi dà un'idea piuttosto precisa della mia capacità di portare avanti una trattativa, perché la trattativa partiva da 1500 euro, io prendo 1500 euro precisi, puliti. Dopodiché, lo ripeto, io non credo di essere una persona irriverente, credo di essere una persona, non so, abbastanza mite. Empatizzo molto con le piante per qualche ragione, perché non rompono i coglioni le piante, non zitta. C'è una cosa che non ho mai capito, mi ha sempre incuriosito, nel rapporto tra un certo tipo di persona e un certo tipo di piante. Io non ho mai capito, non capisco, le persone che si mettono in casa i cactus nani, le piccole piante grasse, i piccoli cactus, avete presente? È una cosa che non ho mai capito, perché
I cactus sono coperti di spine, giusto? L'ultima volta che ho controllato. Cosa deve fare esattamente una pianta per farti capire che devi farti i cazzi tuoi? Cosa deve, ti deve scopare la mamma? Che cazzo deve fare? Deve prendere a sberle un tabaccaio? Cosa deve, deve imbottire di tritolo un'autostrada e far esplodere un magistrato? Che cazzo deve fare una pianta per farti capire che devi farti i cazzi tuoi? È ricoperta di aculei, su dei coltelli, è l'ultra del Pescara del mondo vegetale. Non ti metti un ultra del Pescara, ma nano, sul frigorifero, sopra un magnetino di Padre Pio e un disegno brutto di tua figlia, perché ti vuole uccidere. Che cazzo stai facendo? Cosa cazzo stai facendo? Quando Dio ha fatto il cactus, molto probabilmente c'è stata questa conversazione qui. Allora, cactus, io vedo qui dalla tua scheda che a te piacciono le persone. Vedo che ti piacciono le persone. E il cactus ha detto: vorrei essere il più preciso possibile su questo punto, perché credo che ci sia stato un errore di compilazione, dal momento che a me stanno sul cazzo le persone, stanno molto sul cazzo le persone. Oh no, nessun problema, nessun problema. Ieri sera ero ubriaco a merda e mi sono inventato questa cosa qua, si chiamano spine o aculei, ok? E le ho messe tutte quante sopra un grosso topo e l'ho chiamato, senti qua, l'ho chiamato porco spino. Non topo spino, no, porco spino, perché sono un artista fuori controllo. E il cactus. E il cactus ha detto: spine mi piace. Spine mi piace. Se fosse possibile, vorrei anche un Kalashnikov. No, zio, no. No, no. Senti qua, sei verde e sei ricoperto di spine e loro sono fatti a mia immagine e somiglianza, capiranno. Ogni cactus sopra un frigorifero in questo momento, e dico: vaffanculo, mi hanno regalato in una bomboniera, vaffanculo. Non mettete mai un'arma da fuoco vicino a un cactus, non sfidate la natura in questa maniera. I cactus sì sono creature irriverenti, vivono in ambienti in cui gli esseri umani sopravviverebbero forse 20 minuti, d'estate, quando i telegiornali ci ricordano di bere tanta acqua e mangiare tanta frutta e ricordano alle persone più anziane di non uscire durante le ore più calde perché altrimenti prendono fuoco. I cactus sono tutti così, sono di se ne sbattono il cazzo del sole. E questa irriverenza nei confronti del sole mi faceva sorgere una domanda che voglio condividere con voi. È possibile che la vera causa del riscaldamento globale sia il fatto che ad un certo punto, come specie, abbiamo deciso di smettere di fare sacrifici umani? È una domanda innocua. Perché se ci pensate, c'è un certo senso nel fatto che gli antichi facessero sacrifici umani al sole, perché tutto quello che abbiamo di bello su questo pianeta ce l'abbiamo perché c'è il sole, quindi ci stava che il sole dicesse: ok, io ti do tutta la vita di cui hai bisogno, tu ogni tanto strappi il cuore dal petto di un passante e mi dai un po' di vita indietro. Che sembra un rapporto tossico, detto così, però ha la sua ragionevolezza. Sapete qual è il punto? Il punto è che non era esattamente un cuore ogni tanto. Vi voglio leggere qual era la situazione in Sud America prima dell'arrivo di Colombo, uno o due righe. In Centro America, non c'è nessuna cazzo di differenza. Quando all'alba del 1500 la spedizione di Hernando Cortés entrò in contatto con gli aztechi, scoprì che questi praticavano il sacrificio umano e il cannibalismo su scala gargantuesca. Cosa significa? Significa che le stime del numero delle vittime messe a morte e successivamente mangiate si aggira sulle 250.000 all'anno. Ah, i bei vecchi tempi, eh? Che nostalgia. E qui io devo fare una breve parentesi, perché mi manda nei matti il senso di colpa dell'uomo occidentale, dell'uomo bianco. Avete presente come raccontiamo la scoperta e la conquista, in questo caso del Centro America? Avete presente quali sono le parole che scegliamo? Qual è il tono? Cosa diciamo? Questo è quello che diciamo. Diciamo: niente, abbiamo mandato i conquistadores cattolici,
Ho fatto dei disastri. Gli abbiamo imposto la nostra religione con la forza. Stavano ammazzando e mangiando 250.000 persone all'anno e non avevano nessuna intenzione di smettere, perché successivamente gli storici scopriranno che la loro dieta era povera di proteine e questo era l'unico modo che avevano trovato questi ritardati mentali, ok? Avete presente come raccontiamo un altro evento storico contiguo, molto, molto vicino nel tempo? Avete presente come raccontiamo l'Inquisizione spagnola? Quali sono le parole che scegliamo quando raccontiamo l'Inquisizione spagnola? Questo è quello che diciamo, grosso modo. Inquisizione spagnola, 200 anni. 200 anni è durata. 200 anni di terrore in Europa. Il cuore di ogni cittadino popolano, uomo in Europa, attanagliato dalla paura per la tremenda Inquisizione spagnola. 200 anni. 200 anni, complessivamente, 32.000 morti. 200 anni, 32.000 morti. Praticamente, gennaio e febbraio di qualsiasi anno in Messico, prima dell'arrivo di Colombo. 200 anni, 32.000 morti, per lo più, streghe e musulmani. Che voglio dire? Che cosa... Ehi, questa non è una battuta sui musulmani. Questa non è, non ci sono battute sui musulmani in questo spettacolo. Per una ragione molto semplice. Non voglio essere ammazzato. Sono matto, sono fatto così. No. Quando scrivo una battuta su internet da qualche parte, sui cattolici, c'è sempre qualcuno, mi fa ridirissimo questa cosa, c'è sempre qualcuno sotto, va a commentare, ah, vediamo adesso se hai il coraggio di farla sui musulmani. Non ho questo coraggio. Mai avuto questo coraggio. 200 anni, 32.000 morti, per lo più musulmani e streghe. Abbiamo detto musulmani, brutto non si fa, musulmani non si fa assolutamente, per carità. Le streghe, volano queste puttane, che cazzo vogliamo? Volano e avvelenano le mele! Certo che le bruciamo, ma certo che le bruciamo! Abbiamo bruciato un po' di streghe per 200 anni, cos'è successo? Nessuna cazzo di strega nella nostra società, viva il Papa, vaffanculo! Certo che sì! Ora qui facciamo un breve disclaimer, ovviamente, perché non esistono le streghe, lo sappiamo tutti quanti, non mai esistite le streghe, no? Che cos'erano le streghe? Possiamo forse dire che le streghe erano quelle donne più libere e indipendenti che minacciavano in qualche maniera il potere patriarcale, il potere maschile dell'epoca. In qualche modo possiamo dire che le streghe erano le precorritrici delle moderne femministe, giusto? Quindi bruciarle, comunque la scelta giusta. Torniamo alla luminosa situazione in Centro America. Alba del 1500, Cortés, 250.000 morti mangiati all'anno. I sacrifici venivano effettuati durante il giorno di fronte a piazze traboccanti persone. Le vittime venivano trascinate sulla vetta delle piramidi a gradoni. Trascinate perché comunque non è che fossero d'accordo, diciamo. Erano in polemica con questa abitudine. Quattro sacerdoti trattenevano con forza la vittima, ciascuno stringendola per un arto, e la adagiavano su una pietra bassa e liscia, che comunque comoda, almeno questo era il colmo, sarebbe stato che quando ti sacrificavano ti appoggiavano su una pietra un po' in sbieco, lì sei un pezzo di merda, chiaramente sei. Un quinto sacerdote gli apriva la cassa toracica, strappandone via il cuore ancora pulsante e mostrandolo al sole. Successivamente, alcuni schiavi facevano scivolare lentamente il corpo della vittima giù per la scalinata della piramide. Lentamente, perché comunque messicani, popolo delicato. Quando il cadavere raggiungeva la base della piramide, altri inservienti ne staccavano il capo. Tanto ormai cagateci dentro, che cazzo vi devo dire? Scopatevelo come Walter Nudo, è morto, non c'è più niente da fare. Il giorno dopo, il corpo veniva fatto a pezzi e cucinato. Il giorno dopo, perché giustamente doveva frollare, quindi... Infine le teste venivano piantate su pali di legno, su imponenti rastrelliere che potevano contenere fino a 100.000 teschi. Poi sono arrivati i conquistadores cattolici e hanno rovinato questo bel ambientino, hanno rovinato... Dopodiché effettivamente secondo me il sole non è abbastanza al centro dei nostri pensieri, come dicevo prima, tutto quello che abbiamo di bello su questo pianeta lo dobbiamo al sole e abbiamo completamente sostituito l'adorazione del sole con l'adorazione di Gesù Cristo, letteralmente. Perché letteralmente per secoli noi festeggiavamo il 25 dicembre come
lo festeggiavamo come il Dies Natalis Solis Invicti. Dies Natalis Solis Invicti. Cosa festeggiavamo il 25 dicembre? Festeggiavamo il fatto che le giornate tornavano ad allungarsi e il sole era dunque invitto, era immortale. E non so se vi rendete conto della potenza di questa immagine, perché per secoli noi abbiamo adorato qualcosa che potevamo vedere, qualcosa di cui sentivamo l'effetto sulla nostra pelle, sulla nostra carne. Poi è arrivato qualcuno e ha detto: no, no, è il compleanno di Gesù, sempre stato, sempre no, ma sempre stato il compleanno di Gesù. E Gesù è nettamente meno potente del sole, ma nettamente meno potente. Fateci caso, voi potete tranquillamente guardare un'effigie di Gesù dritto negli occhi, perché esistono gli occhiali da sole, non esistono gli occhiali da Gesù. Esistono i pannelli fotovoltaici, non esistono i pannelli cristovoltaici. Il sole vi fa venire il cancro della pelle, Gesù non è capace di toglierlo. Ehi, cos'altro vi serve? Cos'altro vi serve? E forse il sole è soltanto confuso in questo momento. Io dico: ehi, sono 500 anni che nessuno mi sacrifica neanche un capriolo. Cosa sta? Proviamo ad alzare la temperatura di 2 gradi. Clic, clic. E noi andiamo nel panico. Oh, dobbiamo smettere di usare le cannucce di plastica. No, dobbiamo ricominciare a fare sacrifici umani. È molto semplice, dobbiamo solo... Quale sarebbe una buona categoria di persone da cui cominciare a fare sacrifici umani? Non gli ebrei, per favore. Non gli ebrei. Qualche ebreo. Ho scoperto che ci sono due cose su cui non siamo autorizzati a fare battute a Mediaset. E la prima sono gli ebrei, non possiamo fare battute sugli ebrei. E posso dire, giusto, nel senso, dopo la brutta esperienza che abbiamo avuto 80 anni fa, se qualcuno dice, ok, per 200 anni niente battute sugli ebrei in televisione, è ragionevole, ci sta, sono d'accordo. E questa è la prima cosa. C'è una seconda cosa su cui non possiamo scherzare mai a Mediaset. Volete provare a indovinarla? Provate a indovinarla. Silvio, se voglio mantenere il mio stipendio in questo momento, è una buona idea non fare battute su Silvio in questo momento. Ma non è Silvio. Che cos'hai detto? Le mamme. No, no, le mamme. La Bibbia. No, la Bibbia si può. La pedofilia si può. Siamo molto liberi in Mediaset, vedete? Ok, facciamo così. Vi do un indizio. È una persona, vi do questo. Quella p***a di Maria De Filippi! Non possiamo fare battute su Maria, è troppo potente! E io non conoscevo questa regola. E uno dei primi pezzi che mi danno, non c'entrava niente con Maria De Filippi. Trovo comunque il modo di inserire un trafiletto in cui immaginavo un rapporto sessuale tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ed era questo, era semplicissimo. Immaginavo che quando Maria e Maurizio si accoppiavano, quello che succedeva era che lei gli pisciava in faccia e lui si cagava addosso. E non me l'hanno fatto fare, hanno mutilato la mia arte. Vabbè, non importa, è lo stesso, è andata così. Alcuni di voi sanno forse che io sono un papà, sono il papà di una bambina straordinaria, questo lo devo dire per contratto, accordo con la madre. D'altra parte non credo che abbiate mai sentito qualcuno dire: sono il papà di una bambina così. Ci prova tanto, si impegna tanto. E è questo che vorreste voi bastardi, voi vorreste un secondo spettacolo tutto sull'alluminio di merda. In cui prendo per il culo mia figlia, perché una volta mi ha fatto una domanda intelligente, non me l'ha mai chiesto che cos'era l'alluminio, che non l'ha mai... Ho copiato un pezzo di Louis C.K., che cazzo me ne frega, ho copiato un pezzo di Louis C.K. Sarebbe molto più onesto parlare così di bambini, perché vedete, non possiamo parlare
di quello di bello e di buono che fanno i bambini, perché tutto quello di bello e di buono che fanno i bambini non lo fanno mai, mai di loro iniziativa, non è mai una loro iniziativa. Se lo fanno, lo fanno perché sono stati costretti. Costretti come? Con la forza? No, certo che no, non con la forza, non con la forza. Usiamo un metodo molto più bieco. Che cos'è l'educazione, no? Usiamo l'educazione. Che cos'è l'educazione? L'educazione è un metodo coercitivo per abituare bambini e animali a certi modelli di comportamento. E dico bambini e animali perché facciamo esattamente la stessa cosa con i cani, per esempio, no? Avrete sicuramente visto nel corso delle vostre lunghe vite un video o più video di cani coraggiosi. Quanto sono commoventi i video di cani coraggiosi che salvano le persone in acqua o sotto la neve. Ok, non esistono i cani coraggiosi. Non ci sono i cani coraggiosi. Il coraggio per manifestarsi ha bisogno del libero arbitrio. I cani non hanno il libero arbitrio. Quelli sono cani a cui qualcuno ha rotto il cazzo per molto tempo e ha proprio spaccato il cazzo in quattro per tante ore di seguito e li ha ingannati facendogli credere che sotto la neve ci fossero le salsicce. Un cane in natura non fa un cazzo di niente, nulla, niente. Di certo non si mette a salvare membri di un'altra specie. Non è una cosa che succede in natura, non è così che funziona la natura. La natura è sopravvivenza, la sopravvivenza è conservazione, la conservazione è uccidere le cose, mai salvarle, mai salvarle. E a questo proposito stavo guardando un documentario un po' di tempo fa e questo era il documentario. Il documentarista seguiva uno scimpanzé durante la sua giornata di spalle. Ad un certo punto lo scimpanzé entra in una radura nella foresta e si imbatte in una scena che è grottesca e molto violenta allo stesso tempo. La scena era questa: c'era un elefante che inculava il neonato di un gorilla, ok? Sono cose che in Puglia succedono di continuo. Un elefante che inculava il neonato di un gorilla. Ora, ovviamente questo documentario non esiste, questo documentario... queste scene appaiono nella mia testa e l'unico modo che ho di non uccidermi è metterle nella vostra testa, ok? Siete totalmente innocenti, nessuno di voi quando ha comprato il biglietto per questo spettacolo poteva immaginare che a un certo punto avrebbe visualizzato un elefante che incula il neonato di un gorilla e ogni volta che ripeto questa cosa l'immagine assume nuovi e più colorati dettagli nella testa di ognuno di voi. In questo momento potete distintamente vedere la grossa cappella viola dell'elefante. Non è mai successo? Oh, non è mai successo? Benissimo, benissimo. Se fosse successo e se uno scimpanzé ne fosse stato testimone, cosa pensate che avrebbe fatto lo scimpanzé? Che avrebbe salvato il cucciolo di gorilla? Certo che no, certo che no. Questo è quello che avrebbe fatto. Avrebbe guardato la scena rapito. Ecco cosa avrebbe fatto. E questo perché non dispone della nostra tecnologia. Perché se disponesse della nostra tecnologia, questo è quello che farebbe: un video in 8K e lo manderebbe immediatamente alla chat del calcetto così: ehi, guarda come lo spacca in due col cazzo, sweep. Questo è quello che farebbe. Cani e bambini e scimmie rispondono solo all'educazione, ovviamente solo all'educazione. Solo all'educazione, solo all'educazione. Quando mia figlia aveva 4 anni, a un certo punto ha smesso di fare la cacca nel pannolino e questa novità è stata accolta da parte dei nonni con un entusiasmo, ma guarda, del tutto inopportuno, grandemente, grandemente fuori luogo proprio. Amore, amore, che brava, oh, che grande, tutto da sola. Non è andata così, nonna, però, non è così che me la ricordo io. Non si è svegliata una mattina, aveva l'aggiornamento, non è... Non abbiamo scaricato la nuova versione dall'Apple Store, non è... Sono stato io, ok? E ci sono voluti 2 anni del cazzo, 2 anni del cazzo. Perché quando la bambina aveva 2 anni di vita, quando aveva 2 anni si sapeva controllare perfettamente, perfettamente. Per qualche ragione, se doveva cagare, pretendeva che le mettessimo il pannolino, come un piccolo dittatore sudamericano, ok? Da lì ci sono voluti altri 2 anni, 24 mesi, una condanna per rapina a mano armata. Ci sono persone a San Patrignano che si sono disintossicate prima con meno sberle e adesso fanno i formaggi, ok? 24 mesi, ma sai che cazzo sono 24 mesi? È il Vietnam. 24 mesi di conversazioni con un essere umano con un vocabolario molto limitato
Oh, non per spiegare la dinamica dei flussi, la teoria delle stringhe, come funziona il motore a scoppio? No, no, no! Per spiegarle come si caga in un buco di porcellana. Oh, oh, come avrà fatto Anna Maria Franzoni? Ecco come cazzo ha fatto Anna Maria Franzoni! Il piccolo Samuele aveva rotto i coglioni e la mamma ha deciso di spedirlo in cielo a colpi di mestolo. E sapete cosa faceva il fratellino del piccolo Samuele mentre succedeva questa cosa? Faceva il bravo, ecco cosa faceva. È cresciuto un bambino molto educato e questo ci insegna una cosa piuttosto interessante. Se avete due figli e sono tutte e due molto rumorosi, tutto quello che dovete fare è ucciderne uno, uno, l'altro capirà. Oh, se l'altro capirà. E il pezzo su Anna Maria Franzoni è entrato. Un pubblico di figli di puttana qui a Milano, a quanto pare. Stavo accompagnando mia figlia a scuola l'altro giorno. È il momento che preferisco nella giornata. È il momento che preferisco nella giornata perché facciamo questo piccolo tragitto di 10-15 minuti. È un momento padre-figlia, molto dolce. Facciamo le nostre piccole conversazioni. Ho scoperto che sono molto bravo a farle memorizzare le poesie per immagini o le tabelline. E l'accompagno a scuola, sto tornando a casa, sto guidando, e pensavo a quanto è facile uccidere un bambino. È molto... Spettacoli comici funzionano per blocchi tematici, ok? Questo è il blocco in cui ammazziamo i bambini. Spero che siate a vostro agio con questa cosa. È molto facile uccidere un bambino. Di nuovo... Non con la forza, certo, con la forza gli svidi la testa, è facilissimo. Ma è molto facile uccidere un bambino e non pagarne mai le conseguenze. Mai. Questo è tutto quello che devi fare. Tutto quello che devi fare, e questa è una procedura che puoi utilizzare più o meno fino a 4 anni, perché fino a 4 anni sono stupidi come la merda, ok? Questa è la procedura, segna. Devi portare il bambino in un luogo un po' elevato, che può essere anche un terrazzo o un tetto piano, o una rupe, per esempio, ok? Poi ti avvicini al bambino e gli dici: amore, il babbo e la mamma hanno deciso che sei abbastanza grande e maturo per conoscere un segreto incredibile, incredibile. Senti qua, puoi volare. E ti accendi una sigaretta, stai a vedere, ed è perfettamente credibile che l'abbia fatto da solo. Perfettamente credibile. Ah, se solo Anna Maria avesse visto questo spettacolo. Ma non è andata. Non è andata così. Stesso... Stesso periodo della mia vita, quando mia figlia aveva 4 anni, ha avuto un brutto attacco di gastroenterite. Sai cos'è la gastroenterite? Che cos'è? La cagarella. Tu sei un medico, chiaramente, giusto? La gastroenterite è un'infezione di origine virale o batterica? Virale o batterica? Virale o batterica, può essere entrambe. Era un tranello. E può prendere in tre modi diversi. Se ti prende allo stomaco, cominci a vomitare copiosamente, ok? Oppure può prenderti all'intestino, se ti prende all'intestino, cagarella. Oppure può prenderti contemporaneamente allo stomaco e all'intestino e diventi una macchina del tempo, ok? In quell'occasione, a mia figlia... prende allo stomaco e comincia a vomitare copiosamente, a vomitare tantissimo. E il fatto è questo con i bambini non hanno proprio gli strumenti per concepire il concetto di soluzione temporale dei problemi. Quando sono in un problema, quel problema è per sempre, dura per sempre per loro, ok? È molto difficile affrontare i problemi per i bambini. I bambini sono esattamente come gli uomini quando entrano in una nuova relazione con una tipa che gli piace tantissimo e scoprono un botto e formulano questo pensiero qui. Ui, fermi tutti, attenzione. Ehi. Questa è matta come me. Ehi. Ma questa ha 80 anni, io me la inculo ancora 3 volte al giorno. No. Dura 3 settimane, è una cosa che dura 3 settimane, ok? E adesso il tuo cazzo è un orpello estetico. Benvenuto, eccoci qua. Bambini stessa cosa, quando sono in una situazione, pensano che quella situazione durerà per sempre.
E quindi c'è questa forte sofferenza psicologica oltre alla sofferenza fisica, ed era la prima volta che ero di fronte alla sofferenza di mia figlia. Ho scoperto qual è la mia reazione di fronte al disagio di mia figlia, qual è? ovviamente la rabbia, quindi mi agito, alzo la voce, impreco, picchio la madre, faccio queste cose e portiamo la bambina al pronto soccorso. Una dottoressa le dà un farmaco per bloccare il vomito, non funziona, aspettiamo un'ora, lei continua a vomitare, torna la dottoressa, si mette in ginocchio vicino alla bambina e dice: amore, ti stai disidratando con il vomito, dobbiamo metterti la flebo. E la bambina sapeva cos'era una flebo perché aveva visto un suo compagnuccio mettersi avere una flebo nel braccio e quindi le si riempiono gli occhi di lacrime, sta per cominciare a piangere, faccio ti insegno a controllare questa cosa, sei pronta? Ok. Quello che senti nella tua testa in questo momento si chiama la scimmia che urla. Perché? Perché, amore, noi siamo stati scimmie per centinaia di migliaia di anni e le scimmie sono prede. E le prede vivono in una paura costante, continua, sempiterna. Ma noi non siamo prede, noi ci siamo affrancati da quel giogo, noi siamo predatori. Siamo in effetti super predatori, siamo la specie più feroce, crudele, violenta che questo pianeta abbia mai visto. Abbiamo scalato la piramide evolutiva, abbiamo scalato la catena alimentare, siamo in cima, e cosa ci è costato? Ci è costato sangue e morte e sofferenza e grida e dolore, ma siamo in cima. Ora, quando senti la scimmia che comincia ad urlare, tutto quello che devi fare è volgere lo sguardo dentro te stessa e parlare alla scimmia con la voce del predatore e dirle: non sei tu che comanda qui dentro. Io sono il predatore. Io ho il controllo. E se la scimmia sente la voce del predatore, non ha altra scelta che obbedire. Amore mio, ricordati di questa cosa. Quando hai paura, impara a dare ordini alla scimmia. E la guardo negli occhi e vedo, non so come dirvelo, vedo letteralmente la paura che abbandona il suo sguardo, trascinando con sé l'infanzia per sempre. Scusa, sto procedendo per tentativi, amore. Nessuno ti insegna a fare il genitore. Come va? Hai 32 anni adesso, come ti senti? Hai un mutuo e un divorzio alle spalle. Com'è? Come butta? E la prendiamo e la mettiamo sul lettino della dottoressa. E la dottoressa le mette l'ago nel braccio e lei non fa una smorfia. È un pezzo di ghiaccio, è una piccola camorrista di Scampia. E appena la dottoressa ha finito, la mamma corre, la prende in braccio e le dice: amore, oh, ma che brava, che coraggio, tutto da sola. Ma non è andata così, però. Sono stato io. Ma che cazzo credi? Che te l'ha improvviso quella puttanata sulla scimmia? L'ho scritta 6 mesi fa, ce l'ho sul cellulare, la provo tutte le sere con la voce di Clint Eastwood. Non vedevo l'ora che le venisse una gastroenterite. Le ho avvelenato io il cibo, vaffanculo. Non credete che sia molto difficile per una donna essere semplicemente gentile nella nostra società? Perché questo è quello che succede a me quando una donna è semplicemente gentile con me. Io sento immediatamente una voce nella mia testa ed è la voce di Franco Califano che dice due parole: vole scuba. Qualunque sia stato lo scambio, se lo scambio è stato, vorrei un cornetto all'albicocca, per favore. Certo, ecco il suo cornetto all'albicocca. Vole scuba. Franco, le ultime 17 non volevano scopare, sai? Sei sicuro di questa cosa? Sì? Fidati. E credo che questo sia la base di una delle grandi differenze che ci sono
tra uomini e donne nel modo in cui ci avviciniamo al sesso. Perché ovviamente noi non possiamo, no, non possiamo scopare, basta. No. Dobbiamo fare tutta una serie di riti, di codici, di procedimenti. E ovviamente nel corso dei secoli ci siamo influenzati tra generi. Ok, noi vi abbiamo fatto credere delle puttanate incredibili, voi a noi, voi ve le siete bevute alla grandissima. Forse una delle più grandi cazzate che vi abbiamo fatto credere è il concetto, l'idea che dobbiate migliorare il vostro aspetto estetico per essere più desiderabili. Non ce ne frega veramente un cazzo. Alla maggior parte di noi non ce ne frega veramente un cazzo di niente. L'idea stessa del make-up, no? L'idea stessa del make-up. Ora, se un uomo è particolarmente preoccupato del make-up sulla faccia della donna con cui sta uscendo, forse quell'uomo è sinceramente convinto che gli piaccia la figa, ma dovrebbe dare un'opportunità al cazzo e vedere cosa succede. E vedere cosa succede. Ce ne frega un cazzo. Non ce ne frega una minchia. Sapete cosa deve fare una donna per prendere un treno di cazzi? Non un trenino regionale con qualche cazzo. No, il grande treno di tutti i cazzi, ok? Il grande treno che rifornisce di cazzi l'intero globo terraqueo. Questo è quello che deve fare una donna per prendere il grande treno di tutti i cazzi. Deve stare ferma, molto ferma. Vengono i cazzi da lei, non deve neanche sorridere, ok? E non parlo di Belen Rodriguez, parlo di mia madre. Qualsiasi donna posizionata in qualsiasi punto dell'universo ha sempre 6 o 7 cazzi che convergono in direzione della sua vagina. Non avete scampo, ok? L'unica cosa sarebbe fare come i sommergibili, ok? Lanciare delle contromisure. Allarme cazzo, papaf, partono 4 fighe finte che si disperdono nell'ambiente. Ovviamente anche gli uomini hanno dei riti per avvicinarsi all'accoppiamento più semplici. Possono essere riassunti in una frase molto semplice, che sono la bugia, l'inganno e il trabocchetto. Questo è quello che facciamo noi. Perché? Per quale ragione? Perché vedete, i riti di accoppiamento sono un tratto molto animalesco. Perché lo facciamo anche noi? Per quale ragione? Noi che siamo questa specie così, così sviluppata, intelligente, capace, piena di immaginazione, creiamo i problemi, li risolviamo, siamo l'unica specie interstellare, l'unica specie che questo pianeta abbia mai visto, capace di abbandonare il pianeta, andare sulla Luna, tornare indietro. Per quale ragione abbiamo questi comportamenti? Fra l'altro, avete mai ragionato sul modo in cui siamo andati sulla Luna? Il modo in cui siamo andati sulla Luna? Perché questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso un cilindro di metallo e gli abbiamo messo dentro delle persone, ok? Poi abbiamo preso un cilindro più grosso e l'abbiamo imbottito di esplosivo. Poi gli abbiamo dato fuoco. Chiaramente un ingegnere napoletano, chiaramente. D'altra parte sapete che NASA è l'acronimo di napoletani assieme scoppiano artifici. E abbiamo piegato le leggi della fisica. Molto diverse le cose che facciamo per avvicinarci al sesso, molto diverse le cose che facciamo durante il sesso. Sono due esperienze completamente diverse. Questa è la nostra esperienza. Questo è quello che succede a noi. Noi chiamiamo a raccolta tutti gli spiriti dei nostri avi e dei nostri antenati che si mettono dietro di noi e ci diano la forza di non venire mai. Questo mentre volgiamo lo sguardo dell'immaginazione al volto di nostra nonna che muore soffocata. Che cazzo di esperienza è? Ma che cazzo di esperienza è? Quando scopo con una donna, l'unica cosa a cui penso è il cazzo, penso solo al cazzo. Quando scopo con una donna mi trasformo immediatamente nel più grande frocio sulla faccia di questo pianeta. Penso solo al cazzo. A che pressione sta il cazzo? A quante atmosfere sta? Sta a 10 atmosfere? No, sta a 9.4. Portatelo a 10! Ce lo portiamo a 10, sborriamo, portatelo a 9.9!
I francesi hanno chiamato l'orgasmo la petite mort, la piccola morte, e hanno sbagliato di alcuni secondi, perché la piccola morte è quello che ci succede dopo l'orgasmo, quando ci spegniamo nella speranza di non riaccenderci mai più. Sapete perché un uomo si addormenta dopo il sesso? Perché ne ha avuto abbastanza, ha guardato troppo a lungo dentro l'abisso, e l'abisso ha cominciato a guardare dentro di lui. Un po' diversa l'esperienza per una donna, non trovate? Tanto per cominciare, molti di voi non si muovono neanche tanto. Che modi sono questi? E una donna fa tutto quello che è in suo potere per venire il prima possibile. Il prima possibile. Non è mai successo nella storia dell'umanità che una donna abbia dovuto dire scusa amore, sono venuta troppo presto e... Non era mai successo prima, non era mai successo prima. Tra l'altro ho squirtato dappertutto e... È che sei troppo bello e... Non è mai successo e... E nonostante questo, nonostante mi sembri piuttosto ovvio che, almeno nei rapporti eterosessuali, il peso della buona riuscita del rapporto poggi più che altro sulle spalle dell'uomo, nonostante questo, molte donne sono insicure rispetto al sesso. Moltissime donne. Molte donne hanno paura di non saper scopare. Zia, che cosa... Cosa pensi di dover fare? Non stai cercando di scindere l'atomo, ok? Tutto quello che devi fare è fare su e giù e guardarmi negli occhi e a un certo punto dire sborrami in faccia e non devi neanche farti veramente sborrare in faccia, lo devi solo dire, basta che tu lo dica per qualche ragione quello che devi dire a me è sei un bellissimo negro, non so perché non ho idea. Quello che al netto però dei giochi e degli scherzi, quello che ci succede quando poi facciamo effettivamente l'amore è una roba incredibile, no? Siamo tutti d'accordo che è una roba incredibile. Quello che ci succede nella testa, la libertà che acquisiamo immediatamente, forse a questo servivano quei riti animaleschi, forse a questo, per tornare alla nostra forma primigenia, forse era questa la chiave, no? Perché scompare tutto, scompare il femminismo, scompare il patriarcato, scompare qualsiasi sovrastruttura, siamo liberi, scompare il pudore, siamo liberi, liberi degli animali. Scompare questo figlio di puttana che si tiene incatenati tutta la vita, comandati in qualche modo dal senso dell'igiene, scompare in un lampo, scompare. Perché scompare, no? Voi siete una coppia, voi due, eh? Voi due siete una coppia? Siamo d'accordo che scompare quando fai l'amore nel senso intelligente, scompare completamente, no? Qual è la prima cosa che fate quando fate l'amore? Qual è la prima cosa che fate? Se ti ricordi vagamente, se... Qual è la prima cosa che fai quando fai l'amore? Come cominci a fare l'amore? Facciamo così, come cominci a fare l'amore? Preliminari, certo. E lo succhi, è la prima cosa che fai... Ehi, posso dire? È un'ottima prima cosa da fare. È un'ottima prima cosa da fare. Dopodiché, secondo me, non va esattamente così. Cioè, non è che lui entra in casa e tu glielo succhi. Non credo che vada esattamente così. Qual è, pensaci bene, qual è la prima cosa? Come si comincia a fare l'amore? Si guarda negli occhi. È questo. Se entrambi avete gli occhi, è una buona idea. Vi guardate negli occhi, subito dopo. Ah, non andiamo da nessuna parte? Come si comincia? Vediamo se lo sa lei. Secondo me lo sa. Si bacia, certo. Lei è una che scopa. Questo...
e si bacia. Come ci si bacia quando si fa l'amore? Con la lingua. Lui ti mette la lingua in bocca. 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 La vogliamo far passare in cavalleria questa cosa della lingua in bocca? Perché io non bevo da un bicchiere da cui ho il sospetto che ci abbia bevuto mia figlia, ok? Lo prendo con due dita, lo porto alla lavastoviglie e scappo urlando, ok? Lingua in bocca, mai avuto nessun problema, mai avuto nessun problema. È una roba bellissima. Quando cominciamo a limonare è una cosa bellissima. Per noi uomini è una roba bellissima perché lo capiamo che in qualche modo che ce l'abbiamo quasi fatta, ci siamo. Ci sono delle reazioni chimiche nel nostro cervello, ci eccitiamo, abbiamo un'erezione. A volte. Ed è ugualmente bello per le donne, è ovviamente ugualmente bello per le donne. È bellissimo anche per loro limonare. Si eccitano, nonostante sappiano benissimo che verranno scopate molto male da lì a 10 minuti. Ma ogni volta si illudono, ogni volta. Ehi, forse questa è la volta buona, forse questa volta non avrà il cazzo di un cane carlino. Chi può dirlo? E si eccitano e si bagnano. A volte. E sapete qual è la differenza tra un uomo che non ha un'erezione e una donna che non si bagna? Questa è la differenza. Questa è la procedura che segue un uomo che non ha un'erezione. Un uomo che non ha un'erezione, tanto per cominciare, non si arrende subito, ok? Perché non c'è niente di più determinato al mondo di un uomo che ha capito che può scopare quella sera. Quindi fa una certa serie di tentativi, alcuni dei quali disperati, tipo, ok, adesso fondiamo del cioccolato, io gli metto il cazzo dentro, aspettiamo che si solidifichi e poi ti scopo con questa noce di cacao da qui fino al Giappone, ok? Fa una serie di tentativi, poi si arrende, si alza da letto con noncuranza, va in un'altra stanza e piange. Ed è l'uomo più solo al mondo. Ha fallito nell'unico compito che la natura gli aveva imposto e ne è consapevole. Il giorno successivo si reca dal suo medico di base e deve pronunciare questa frase che è molto difficile da pronunciare per un uomo, che è: dottore, non mi tira il cazzo. E il dottore gli dà una ricetta e lui va in farmacia e spende 27,50 euro in 10 milligrammi di Cialis. Questo lo so perché me l'ha raccontato Max Angioni. E questa, d'altra parte, è la procedura che segue una donna che non si è bagnata. E questa procedura qui cambia uomo. Fine della cazzo di storia. Fine della cazzo di storia. Io credo che raggiungeremo un certo livello di parità tra i generi quando parleremo con la stessa veemenza di bocchini fatti con i denti e di talini fatti a secco, perché si parla tanto di bocchini fatti con i denti e pochissimo di talini fatti a secco, che sono un problema piuttosto sentito all'interno della comunità femminile, giusto? E nessuno parla mai dei talini fatti a secco, e infatti non ne parleremo questa sera, ma i bocchini fatti con i denti, è una leggenda che io sento ripetere dall'inizio della mia adolescenza, ed è una lamentela che onestamente non l'ho mai capita, perché quanto ingrato devi essere nei confronti dell'universo e del destino. Ogni bocchino è un miracolo, ok? Hai il cazzo dentro la scatola cranica di un'altra persona? Cosa pensavi di trovarci? I dischi di Chopin? Che cazzo pensavi di trovarci? E lo sai! Lo sai! Lo sai che stai facendo una cosa innaturale, lo sai benissimo, perché molto probabilmente quando siamo stati ideati, creati, eravamo stati pensati senza denti, come i pellicani. E poi qualcuno ha detto:
Sono abbastanza convinto che si metteranno il cazzo in bocca. Sono... Sono confident che si metteranno il cazzo in bocca. Cosa possiamo fare? Mettiamo delle ossa affilate. Questo sicuramente li fermerà. Non è andata proprio così. Cos'altro? Sono una persona abbastanza ordinata. Mi piacciono le regole. Non sono un fanatico delle regole, intendiamoci. Però mi piacciono le regole. Quelle 3-4 regole che tengono insieme la società. La regola che mi dà più fastidio quando viene disattesa è la regola secondo cui non si parla al cinema. La visione delle 15:30 in sala 3, la visione delle 15:30, la visione delle 15:30 in sala 3. Quiet Place. Quiet Place, un posto. Posto solo? Un posto solo, perché ho detto un posto, quindi un posto solo, automaticamente è un posto solo. Non era una brutta giornata, adesso sta lentamente... Brutta giornata? Io sto lavorando. 8:50. Pago con la carta. Aveva previsto che avrei pagato con la carta, ok. Non ha suonato, aspettiamo che suoni magari. Ha suonato, adesso può ritirare il POS. Questo è il biglietto, immagino, per la visione delle 15:30 di qua. Mi dica. Prendo una coca media, una coca zero media e un popcorn piccolo. C'è l'offerta coca grande, popcorn grande, 8 euro. No, va bene il popcorn piccolo, che il grande va bene il piccolo, va bene il piccolo. Il popcorn grande è molto grande. Però adesso mi stai cagando il cazzo, mi stai proprio rompendo il cazzo. Mi hai proprio rotto il cazzo. Mi hai proprio rotto il cazzo. Posso entrare in un posto e non avere conversazioni con nessuno? Posso venire? Posso andare da qualche parte, posso andare da qualche parte e non fare conversazioni con nessuno. Posso andare da qualche parte e non fare conversazioni con nessuno. Posso fare questa cosa di andare da qualche parte? Posso farla questa cosa? Posso fare questa cosa di andare da qualche parte e non avere conversazioni con nessuno? La posso fare? Allora come lo prendiamo questo popcorn? Lo prendiamo grande. Pago con la carta? Con la carta? Che è quello che ho pagato prima. 8 euro. Questa è una calcolatrice. Non ha suonato, devi aspettare che suoni. Ha suonato. Pronti? Ha già la cannuccia, fra l'altro. Bene.
Succhiami il cazzo, coglione. Di andare a vedere i film il sabato pomeriggio, però alla prima visione, alle 2, alle 3 del pomeriggio, quando non c'è nessuno. Un po' di tempo fa vado a vedere questo film che si chiama A Quiet Place. Qualcuno ha visto A Quiet Place? Per chi non l'ha visto, la sinossi di A Quiet Place è questa qua. È un film che immagina un futuro distopico in cui dei mostri ciechi hanno invaso il pianeta. Ovviamente non sono queste le uniche caratteristiche, perché altrimenti sarebbero semplicemente scomodi. Ah, questi mostri ciechi, ah. Tanti bocelli, che cazzo? Cosa? Sono dei mostri ciechi, ma con un udito estremamente sviluppato ed estremamente violenti. Appena sentono il rumore di una persona o di un animale, saltano addosso e lo uccidono. Perché io comunque sono un intellettuale, mi piace il cinema d'autore. Entro in sala, butto un occhio, ci sono due persone sedute, tre file dietro di me. Quindi la situazione è perfetta, ideale. Mi metto a sedere. Inizia il film. Siccome la storia del film è quella che vi ho raccontato, i primi 15 minuti del film sono senza dialoghi, molto silenziosi. E quello che succede è che il tizio seduto a tre file dietro di me comincia a fare la telecronaca del film. La telecronaca del film. Hanno fatto dei sentieri di cenere? Perché così i loro passi non fanno rumore quando si spostano, certo, certo. E adesso si nascondono dietro una cascata perché devono fare dei lavori con il metallo e il suono dell'acqua copre il suono dei lavori che stanno facendo. E io sono fuori di me. Io sono fuori di me. E faccio quello che facciamo praticamente tutti in questa situazione, o quasi tutti in questa situazione, che cos'è? Shhh, fortissimo, faccio fortissimo. Ho imparato a farlo così forte che faccio impazzire i cani. È una rara sottospecie di anatra, fra l'altro, per qualche ragione. E generalmente è tutto quello che serve. Generalmente è tutto quello che serve. Non questa volta. Il tizio aspetta 3 secondi e ricomincia a fare la telecronaca. Stanno entrando in una farmacia abbandonata, passano dalla finestra perché devono prendere degli antibiotici per il bambino che è malato, certo. E hanno imparato a comunicare con la lingua dei segni. E a me l'occhio comincia a farmi così da questa parte. E infrango la regola secondo cui non si parla al cinema, sibilando un morbidissimo porco Dio. Perché? Perché so quello che sta per succedere. E non mi piace quello che sta per succedere. Non mi piace quello che sta per succedere. Quello che sta per succedere si chiama mugghio intimidatorio, ed è questa cosa qui. Io sono ovviamente
girato di spalle. Ruoto di 45 gradi e faccio... Ah, ok, quest'urlo belluino che deve ricordare i tuoi neuroni ancestrali, la paura della battaglia e la sensazione della lama sbeccata di una scure da guerra che taglia la pelle morbida del tuo collo e fa esplodere la tua colonna vertebrale. Prendo psicofarmaci per stare in società, certo che li prendo, certo che li prendo. Faccio per me e lo faccio per voi, lo faccio per me e lo faccio per voi. E il mugghio intimidatorio funziona sempre, brevettato, l'ho fatto 7 volte nella vita. 7 volte, 4 volte provocato, aborto spontaneo. Funziona sempre. Non questa volta, non questa volta. Il tizio aspetta 3 secondi e ricomincia a fare la telecronaca. E per un attimo sono smarrito perché penso... Chi è quest'uomo che non ha paura di morire? Che cazzo? E decido di spostare la questione su un piano fisico. Lo so che è sbagliato, però ci sono delle regole, non si parla al cinema, questa non è l'Ucraina, ok? Quindi mi alzo in piedi, faccio 3 file indietro, mi ci siedo di fianco e lo fisso per 10 secondi. E io ti garantisco che se una persona ti si mette di fianco a 30 cm dalla faccia e ti fissa per 10 secondi, tu rifletti sulle scelte che ti hanno portato lì quel giorno, ok? Avrà capito. Deve aver capito. Non ha capito. E quindi decido di farlo, decido di agguantarlo e scuoterlo. Niente di particolarmente violento, però devo fare qualcosa. E penso, no, c'è ancora un tentativo, c'è ancora un tentativo. E comincio io a fare la telecronaca a lui. Ha visto? Ha visto? Vivono tutti nei seminterrati. Oh, vivono tutti nei seminterrati. E la protagonista è incinta. La protagonista è incinta. Come faranno quando dovrà partorire? Come faranno quando dovrà partorire? Deve aver capito. Non ha capito. E ho l'immagine davanti, esattamente come quando è successo. Ci sono io che comincio a ruotare lentamente verso di lui, con le mani già così. E per puro caso, con la coda dell'occhio, vedo la persona che è seduta di fianco a lui. Volete fare delle ipotesi? Volete fare? Prego, è cieco? È cieco, no, mia dolce, dolce amica, perché vedi, la cecità è un pochettino la Fiat Panda delle disabilità. Qui ci trovavamo di fronte alla Ferrari F12 Scaglietti della disabilità. Vedete, questa era la situazione. La situazione era questo, questo che faceva la telecronaca, era un papà della mia età, più o meno, che aveva portato suo figlio al cinema quel giorno. E suo figlio era un ragazzino che, ahimè, aveva la sindrome di Down. E questa, amore mio, è la storia e la ragione per cui il tuo papà e l'altro passerà l'eternità in un lago di fuoco inculato da centinaia di demoni mongoloidi. Eccoci qua. E io sono devastato, sono a pezzi, me ne torno a casa con le pive nel sacco e i giorni successivi ci soffro, ci sto male, perché fra l'altro sono cresciuto in una famiglia in cui la disabilità era presente, quindi capisco, sono distrutto e penso, come cazzo faccio a riappianare il karma su una cosa di questo genere, come cazzo faccio? Che uomo minaccia il papà di un ragazzino con la sindrome di Down? Che cazzo, come torni indietro da questa cosa? Come fai a riappianare il karma? E ho l'opportunità
Quattro giorni dopo, è mattina, vado a fare la spesa e per puro caso parcheggio nel posto di fianco ai disabili, di fianco al posto per i disabili. Ho appena parcheggiato, una macchina parcheggia nel posto per i disabili e ne scendono due signore e nessuna delle due ha dei problemi di deambulazione. Non c'è un bastone bianco e rosso, non c'è un cane guida, non hanno neanche un cazzo di orzaiolo. Queste due grandi puttane. E io vengo immediatamente avvolto dalle fiamme della vendetta e della giustizia e della riparazione. E mi avvicino a una delle due donne e le faccio: signora, ha visto che ha parcheggiato nel posto per i disabili? E lei mi dice: sì. E io lì me ne dovevo andare. Vai via, fatti i cazzi tuoi una volta. Ma no, perché ero diventato il poliziotto degli spastici. E le faccio: e c'è un disabile con voi, signora? E lei mi dice: sì, mio figlio. E apre lo sportello posteriore e c'è il ragazzino più disabile che abbia mai visto. Era tutto accartocciato come un pretzel e penso: Dio mio, l'ho fatto di nuovo. E me ne vado. E l'unica cosa che il mio cervello riesce a produrre, perché evidentemente l'unico vero handicappato in questa storia sono io dall'inizio, tutto quello che il mio cervello riesce a produrre mentre me ne vado è questo: beh signora, buon per voi. E me ne vado con la signora che urla: ma buon per voi cosa. Io sono Eleazaro, questa è la L'ora di religione. Grazie mille. Questa è l'ultima replica dell'ora di religione. Sono molto contento che l'abbiate vista, sono molto contento che siate stati con me. Grazie mille, buonanotte. Sono un ragazzo semplice, ho paura delle suore. A te serve un testimone perché non lascerò prove. Sto fumando la torre di Babele. Rido ma non fai ridere, non mi fido di un prete. So che lei mi sposerebbe, non c'ha manco la gresi, ma amore mio lascia perdere. Da me si dice taglie, mica se dice amen. Da me si dice guardie, mica carabinieri. Da me si dice infame se parli con le guardie. Scusami, volevo dire con i carabinieri. Come un pretzel, nervoso come Hannibal Lecter. Al tuo funerale con la gang. Vesto bianco come Papa Ratzinger. Non è a Dio che devo dire grazie. Come Simo Inzaghi mi spiace. Nelle tasche porto 9 sostanze. Tu prova a indovinarle. Battiti le mani sopra il petto. Camballetto, forse è meglio. Se fotti con me sappi che ti sveglierai freddo. Fai una videochiamata col padre eterno. Fai prezzo, ti prego giù di becco. Sei come il centravanti che non riesce a fare centro. Fai schifo come un tossico quando gli serve un pezzo. Come bocchino.
bocchini con i denti ed i talini a secco. E ora che sta finendo tutto quanto lo show, mio fratello ha fatto show, ma sotto la popolare. Lei non beve perché la vera principessa del block ha venduto più di te che non concludi un affare. Signori e signore, andavo a scuola e saltavo l'ora di religione. Sono un ragazzo semplice, ho paura delle suore. A te serve un testimone perché non lascerò prove. Signori e signori, non credete al signore, credete nelle persone. Quando il sipario cade, lo spettacolo muore, dimmi davvero chi dorme. Sapone che sgabello ma non lac e caccio.